successo la castagnata organizzata ieri mercoledì 1 novembre dall'Avis Venaria Reale con il patrocinio della città in piazza Pettiti a Venaria. Tante caldarosse per tutti, come ha sottolineato il presidente dell'Avis, Andrea Campasso. Oggi siamo qui in piazza Pettiti con la consueta castagnata dell'Avis di Venaria. E quest'anno abbiamo anche proposto una sorta di gemellaggio con l'associazione Vittoria Pattinatori, che ci sono venuti in aiuto, e l'idea è quella di poter far provare i pattini ai bimbi, vista anche la giornata di sole. Più bimbi e più famiglie sempre vicino all'Avis. Beh, l'importanza di donare, io dico sempre, il motto è: il sangue non si può fare, ma solamente donare. Non c'è ancora possibilità di farlo in laboratorio, quindi non possiamo far altro che invitare tutte le persone in buona salute a donare il sangue. Ricordo sempre che per essere idonei bisogna avere un'età tra i 18 e i 65 anni e godere di una buona salute. La prossima donazione è in sede da noi a Venaria, quindi in Viale Buridani 23, domenica 26 novembre dalle 8:30 alle 11:30. Alla giornata hanno partecipato anche gli atleti della Vittoria Pattinatori, un modo per dare la possibilità ai bambini di provare a pattinare, come ha rimarcato Ivano Voghera, dirigente dell'Associazione Dilettantistica Sportiva. Siamo qua oggi con l'Avis per promuovere lo sport e la salute. Noi a Venaria pratichiamo il pattinaggio corsa e il pattinaggio freestyle, facciamo corsi nelle scuole di Venaria per poter promuovere il nostro sport, che è poco conosciuto ma è uno sport attivo e serve molto per lo spirito e per il fisico. La nostra sede è a Torino e abbiamo una sede anche a Venaria.